Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo afferrare la mano di Dio. E lascia che Dio afferri la tua mano. E vogliamo pregare assieme. Padre, il tuo cuore si è legato al mio cuore, come il mio è legato al tuo. La tua benedizione si è riversata sul mio cuore. La tua volontà sia la mia volontà. La tua fede sia la mia fede. In te ho posto la mia fiducia. Parlami questa sera. Fai che posso progredire in questo cammino spirituale, perché io appartengo a te, solamente a te. Non appartengo a me stesso, ma al tuo regno, nel nome di Gesù. Amen. Siete un popolo meraviglioso. Amen. Vogliate aprire? Bravi. Gloria a Dio. Sicuramente avete un pastore che vi sta addestrando bene. Capitolo 11, lettera agli Ebrei. Verso 7. Non vi posso dire perché sto ridendo, ma è una cosa buona. Alleluia. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo timore, pregò per la salvezza della sua famiglia l'arca mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. Fin qui la parola di Dio. Questa sera voglio parlarvi della fede e della costruzione dell'arca di Noè. Non si poteva chiudere questa serie, senza menzionare la fede di Mosè. Il capitolo 11 onora eroi della fede, onora quelle persone che si sono distinti in quanto alla fede. Voi sapete che lo scrittore, alla lettera agli Ebrei, scriveva dei cristiani che erano passati da una forma di legalismo alla grazia, avevano creduto in Gesù ed erano tentate nella loro fede a ritornare indietro. Quindi lo scrittore parlava a loro in modo che fossero fermi, determinati in quello che era la loro fede. Il capitolo 11 tratta il tema della fede. Nel verso 1 dice che bisogna avere certezza, che la fede è certezza, ma il verso 6 in un modo chiaro dice: ora senza la fede è impossibile piacere a Dio. Verso 38, capitolo 10, termina dicendo che il giusto vivrà per fede. Dio vuole che noi cresciamo in questo processo di fede. Lo scrittore cerca di sviluppare questo concetto e spiega con chiarezza che colui che vive per fede è una persona che piace a Dio. Noi vogliamo piacere a Dio e quindi lo stimolo, l'incoraggiamento che viene dalla parola di Dio è rafforzare la fede nel nostro cuore, dipendere totalmente dalla volontà di Dio. Siamo un popolo che, grazie a Dio, in tutti questi anni abbiamo fatto qualcosa di importante. Possiamo dire che la fede è stata presente nel nostro cuore. Se non avessimo fede in Dio, se Dio non fosse stato con noi, non avremmo potuto fare tutto ciò che noi abbiamo fatto. Ma la fede non è un atteggiamento ottimistico, non è nemmeno un atteggiamento positivo della nostra fede. La fede viene da Dio. La fede ci viene donata da Dio. Quindi la fede ha sempre un'ispirazione divina
Infatti nel capitolo 7 dice: Noè avvertito divinamente. La fede di Noè era basata sulla parola di Dio, e la fede biblica è basata sul fondamento che è la parola, sui suoi precetti, sui suoi comandamenti, sulla sua rivelazione, su tutti quei detti che Dio ha dato, che ha dato all'uomo. Quindi Dio si rivelò nella vita di Noè, Dio ha dato questa parola a Noè ed egli continuò a vivere in una piena dipendenza dal Signore. Il desiderio di Noè, come credo che anche il nostro desiderio, è quello di piacere a Dio. Il desiderio di ogni figlio di Dio, come il desiderio di ogni figlio, spero in ogni famiglia, possa piacere ai genitori, il desiderio nostro deve essere quello di piacere a Dio. È una necessità che il nostro cuore possa rimanere legato al cuore di Dio, che la volontà di Dio non solo detti i nostri passi, ci spinga, ma che la volontà di Dio, ricevendo spazio nel nostro cuore, possa suscitare questa piena fede in modo che possiamo servire Dio potentemente. Dio aveva rivelato a Noè divinamente di cose che ancora non si vedevano. Nel capitolo 2 della Genesi, se voi lo leggete attentamente, mostra che Dio aveva programmato, stabilito un modo per irrigare la vegetazione. Quindi presumibilmente forse fino a quel tempo non aveva piovuto sulla terra, ma Dio aveva detto a Noè che avrebbe distrutto una generazione non santa, una generazione ribelle che avrebbe mandato il diluvio. Ma fino a quel momento non era mai successo, non c'era mai stato un diluvio, quindi la fiducia di questo uomo doveva dipendere dalla parola che Dio gli aveva rivelato. La parola è piena di uomini, di personaggi, di donne che hanno camminato con Dio, ma questa espressione, oltre a Enoch, è stata rivolta solo a Noè. Dice che Noè fu un uomo che camminò con Dio. E questa non deve essere solo la nostra attitudine nei confronti di Dio, ma deve essere il nostro essere discepoli, il nostro essere servi, il nostro servizio verso Dio. Quando è nata questa opera, non è nata così campata in aria. Dio ha parlato al nostro cuore, anche se non riusciamo a capire e comprendere quello che lo Spirito Santo stava trasmettendo alle nostre vite, sentivamo in un modo inspiegabile che Dio ci chiamava a predicare il Vangelo in questo quartiere. E noi abbiamo voluto avere fiducia, fede in quello che Dio ci stava dicendo. Non abbiamo avuto una visione come Mosè l'ebbe sul monte, attraverso la quale Dio gli fece vedere la costruzione del tabernacolo nei particolari, ma abbiamo avuto una chiamata e per fede abbiamo risposto a questa chiamata. E se questa sera voi vedete la benedizione in questo luogo, è perché abbiamo avuto fiducia in Dio. La fede si appoggia sulla parola di Dio, la fede si appoggia sul fondamento biblico. La fede che non si appoggia sulla parola di Dio, che ha come fondamento la parola di Dio, è una fede umana, spericolata, in alcuni casi è anche una fede, può essere una fede diabolica. Ma sia ringraziato Dio che la nostra fede dipende da quello che è la rivelazione della parola di Dio. Essere uomini e donne di fede significa ubbidire alla parola di Dio. Nel Salmo 19, se voi lo leggete attentamente, questo uomo, alcuni lo danno come scrittore a Davide, ma non ha importanza, se voi lo leggete attentamente noterete delle espressioni con le quali il salmista mostra
questa fiducia, questo amore per Dio, non preoccupato, ma è molto attento nel dipendere totalmente da Dio, nell'osservanza. Dice: dammi intelligenza, ammaestrami, insegnami. Il desiderio di questo uomo dimostra che il suo rapporto e la sua relazione con Dio non era distaccata. Chi vive per fede è una persona che vive in piena dipendenza della grazia di Dio. E Noè era un uomo che viveva in questa dipendenza. Ed è scritto che la fece mosso da un santo timore. La nostra fede necessita di uno stimolo. Il santo timore non è paura. Noi non abbiamo paura di Dio. Noi non siamo sotto la condanna. Noi non siamo continuamente esposti a quello, tra virgolette, che potrebbe essere, come per alcuni, il bastone di Dio. Noi siamo figli di Dio. Egli ci ha amati, Egli ci ha salvati, Egli ci ha riempito col suo spirito, Egli ci amava ieri, ci ama oggi e ci amerà domani. È importante avere questo concetto nel nostro cuore, perché altrimenti non ci sentiremo mai benedetti, non ci sentiremo mai degni, non ci sentiremo mai all'altezza di poter ricevere quella piena benedizione che Dio vuole riversare mediante il suo Spirito sopra la sua Chiesa. Non siamo una Chiesa perfetta, siamo dei peccatori salvati dalla grazia di Dio, ma siamo figli di Dio, siamo la sua proprietà particolare, quindi in noi deve essere molto chiaro questo concetto, il nostro rapporto con Dio. Molte volte alcuni dicono: lo Spirito Santo mi condanna. No, lo Spirito Santo non ci condanna, lo Spirito Santo ci convince. Paolo dice: noi non siamo sotto la condanna, noi siamo sotto la grazia e la giustizia di Dio, il timore di Dio. Il timore di Dio ci protegge. Il timore di Dio custodisce la nostra vita, il timore di Dio custodisce la nostra fede, il timore di Dio ci fa essere rispettosi verso Dio, ci fa essere generosi verso il Padre Celeste, ci fa essere riconoscenti verso la sua grazia. Noi non facciamo nulla perché ci viene comandato, ma è la nostra riconoscenza al nostro Padre Celeste, la nostra riconoscenza a Gesù che è morto e risorto per noi, Gesù che ha patito, ha sofferto affinché noi questa sera potessimo godere di questa piena benedizione. Il timore di Dio ci fa stare distante e lontano da quello che potrebbe distruggere la nostra fede. Vi ricordo che Noè con la sua famiglia erano gli unici che testimoniavano della grazia di Dio. Si trovavano in un contesto difficile, in un contesto di opposizione, un contesto in cui la loro fede veniva provata, veniva derisa. Voi potete immaginare lo spottè che c'era in quel contesto verso questo uomo, ma lui era un uomo timorato da Dio e quel timore custodiva la sua vita e la sua fede. Quel timore che lui aveva del suo Signore faceva sì che potesse andare avanti in quella benedizione. Ovunque tu ti trovi, vivi, agisci per quel timore. Gli altri rubano, tu continua a testimoniare la tua fede. Gli altri si comportano male, continuiamo a testimoniare della nostra fede. Gli altri non capiscono, non comprendono, noi continuiamo a testimoniare di questa meravigliosa fede che Dio ci ha donato e che sta facendo crescere, che la sta sviluppando. Solo per un ritorno a quello che è stata la visita che noi abbiamo avuto, tutti siamo d'accordo su un punto, che la nostra fede è stata stimolata. Questa fiducia per il nostro Signore sta crescendo. Dio non ci deluderà. Egli ci darà quello che c'è nel nostro cuore, quello che il suo Spirito ha messo
dentro di noi. La fatica della fede. Costruire l'arca non era una cosa facile. Ho parlato prima della benedizione di questo luogo, ma niente, nulla qui è venuto da nulla. I muri non si sono alzati da soli. Un fratello si è rotto due costole nel movimento di qui sotto per salire questi blocchi che noi dovevamo chiudere questo locale. Se guardate i filmati, testimonio di un gruppo di uomini, di donne, di giovani che la loro fede ci portava, la loro fede, la nostra fede, quando abbiamo visto questo luogo lo volevamo rendere accettabile, piacevole, perché il nostro desiderio è che all'interno di questo luogo uomini e donne potessero lodare il nome di Dio. La Chiesa, la sua nascita, il suo sviluppo è frutto di sacrifici, di un duro lavoro. Sono onesto, molte volte pensavo che era l'ultimo giorno per la fatica che c'era sopra la mia vita, perché abbiamo lavorato con determinazione, abbiamo lavorato con perseveranza, abbiamo lavorato perché sapevamo che noi stavamo servendo Dio. E quando noi lavoriamo per Dio, ma non solo per Dio, tutto quello che noi lo facciamo da una giusta motivazione, non perché vogliamo essere visti dagli altri, né tantomeno applauditi dagli altri, ma quello che noi facciamo, come dice la parola di Dio, lo facciamo per Gesù Cristo, lo facciamo per la gloria del suo nome, affinché il nome di Gesù Cristo possa essere esaltato. Io credo che molte altre cose dobbiamo fare, amen. Penso che non vogliamo fermarci fin dove noi siamo arrivati. Stamattina ho detto alla chiesa di Massa, ho voluto incoraggiare loro, ma voglio anche incoraggiare voi questa sera. Allora ho detto: io vengo da voi, vi incoraggio, vi stimolo, cerco di suscitare dei sogni, ma quella chiesa di Massa si svilupperà per un duro lavoro. Se voi lavorerete con serietà, se avete peso nel vostro cuore, ce l'hanno, di poter raccogliere le anime, stare vicino alle persone, stare vicino a coloro che Dio porta nella sua chiesa. Amen. Amen. È ciò che ci insegna la parola di Dio. E lo vogliamo fare con intelligenza, non con trascuratezza. Perché Dio un giorno ci renderà responsabile. Quando pastoravo la chiesa di Maniaci, ho fatto un patto con Dio. Fai intanto un patto tu con Dio. Lo fate un patto con Dio. Non lo fate. E questa sera forse è il momento di fare un patto con Dio. Evangelizzavamo, non vedevamo molta crescita. Quindi eravamo lì, digiunavamo, combattimento spirituale, non si vedeva niente. Poi piano piano Dio ha iniziato a toccare le prime persone. Prima ancora che vedesse il frutto, ho detto: anche se io domani dovesse pasturare una chiesa di 1.000 o 10.000 persone, ti prometto che mi prenderò cura di ogni persona come se ci fosse solo una persona nella chiesa. Lavorare duramente, guardare quando Dio spinge le persone nella chiesa, non pensare che forse mi prendo cura io, forse si pensa che se le prende quello, quell'altro, e si potrebbe rischiare una chiesa quando cresce che nessuno si prende cura dell'altro. Ci sono voluti molti giorni, molti mesi, molti anni per costruire l'arca. E vorrei che voi immaginaste questo uomo, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Noè non aveva mai costruito un'arca e non aveva visto mai un diluvio, ma Dio gli aveva detto di costruire l'arca, e la sua fede doveva portarlo a lavorare affinché quest'arca fosse costruita. Il compimento della fede è fare tutto con intelligenza, è fare tutto con amore, far tutto con dedicazione, fare tutto con attenzione, o no? Non lasciare le cose al caso, essere metodici, organizzati,
se Noè avesse attaccato tavolo ovunque e messo travi dove non avrebbe dovuto mettere travi, non solo avrebbe pregiudicato la sua vita, ma avrebbe pregiudicato la vita della sua famiglia e di tutti quegli animali che si sarebbero trovati nell'arca. Ha dovuto fare ogni cosa con intelligenza. E una chiesa come la nostra, proiettata a crescere, a testimoniare la sua gloria in questa città e non solo, dobbiamo essere posseduti e visitati da questa intelligenza e peculiarità. Siete un popolo, che fate? È una gioia vedervi sabato sera per come siete organizzati, per come servite, per come preparate le cose della cucina. E per questo Dio vi loda, per questo Dio è felice di voi, gioioso per quello che voi fate, ma non solo quella della cucina, quelle che fanno il servizio d'ordine, quelle che fanno sì che questo locale noi lo possiamo vedere pulito la domenica e non solo, quante sono impegnate nell'evangelizzazione. Siamo motivati da una fede genuina. Quello che Dio sta facendo è, sta visitando il nostro cuore, sta ravvivando la nostra fede, sta ravvivando quella fede originaria, quella fede che all'inizio ci ha portato a servire Lui, soltanto Lui, senza curarci per la nostra vita. C'è un momento in cui Lui ci dà un'altra spinta e questo è il momento in cui Lui sta spingendo i nostri cuori ad andare avanti. Preparò per la salvezza, cioè l'arca della sua famiglia, mediante la quale condannò il mondo. La fede di Noè, la sua integrità, il suo essere giusto, la sua fedeltà, in non rovinare la sua vita, la sua chiamata, custodirla ogni giorno. Gesù disse: quando io ritornerò, troverò delle chiese popolate, troverò dei big, troverò un ministero eccellente. Mi sembra che egli ha detto: quando io ritornerò, troverò la fede. Vedete quanto è importante possedere e custodire questa preziosità che Lui ha messo nella nostra vita, cioè, mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. Certo, la sua opera ha fatto sì che l'arca fosse costruita. E qualcuno potrebbe pensare che la giustizia che lui ha ricevuto fu per quello che egli fece, fu per le sue opere. Nessuno vedrà la fede che c'è nel tuo cuore, nessuno può misurarla. Ma la gente vedrà il frutto della nostra fede, il lavoro della nostra fede. Dice che noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Egli ha ricevuto giustizia, anche noi abbiamo ricevuto questa giustizia come dono che viene da Dio, mediante la fede che noi abbiamo avuto in Lui. Abbiamo sentito la parola, lo abbiamo associato con la fede al nostro cuore, abbiamo creduto che il Cristo è morto sulla croce per noi, abbiamo creduto che Lui si è sostituito a noi, abbiamo creduto che quel sangue era prezioso e necessario per poter purificare i nostri peccati, abbiamo creduto in ciò che la parola di Dio ci annuncia. E abbiamo ricevuto questa benignità, questa benedizione. Abbiamo ricevuto il frutto del suo tormento, della sua fedeltà, della fiducia che lui ha avuto con il Padre, con il quale sono andati avanti, Gesù ha vissuto dipendendo totalmente da Lui. Gesù si è sacrificato sulla croce. Io credo che anche la nostra fede deve sacrificarsi per Lui.
Vogliamo alzarci in piedi. E vogliamo benedire il suo nome. Vogliamo ringraziare Dio per quello che ha fatto nella nostra vita. Vogliamo dire: Signore, noi vogliamo fare la differenza in questo tempo. Tu hai dato a noi una fede preziosa, non una fede debole, non una fede campata in aria, ma la fede che si basa sulla promessa della tua parola, quella fede che viene dalla rivelazione della tua parola, quella fede che ha portato il rema e porta il rema nel nostro cuore, questa fede che ha governato le nostre vite per tutti questi anni, questa piena fiducia che abbiamo avuto nella tua volontà, la fiducia che tu hai chiamato ognuno di noi, quella fiducia che nei momenti in cui noi siamo stati provati, lottati, nel momento in cui le circostanze volevano distruggere la nostra fede, noi siamo rimasti fermi e piantati come Sciamma rimase piantato in quel campo di lenticchie senza aver preoccupazione che stavano per arrivare i filistei, perché lui aveva fiducia in te, aveva fede incrollabile in quello che erano le tue promesse, e la fede che tu hai messo nella nostra vita è incrollabile perché è una fede che è stata provata. Una fede, Signore, che è passata attraverso la prova, una fede che ci ha sostenuto per tutti questi anni, una fede che stimola i nostri cuori a camminare in una piena obbedienza, piacerti a te, camminare nell'integrità, non rovinare la nostra vita, non rovinare la condizione della purezza che tu hai messo nel nostro cuore. Ti ringraziamo per tutto quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, ma sappiamo che siamo solo nel principio, all'inizio, per la della opere per cui tu ci hai chiamato, e questa sera per questa fiducia che tu hai messo nel nostro cuore, per la visione che tu ci hai dato, perché mediante la fede vediamo oltre di dove siamo arrivati, vediamo quello che ancora c'è da fare. Ti diciamo: Signore, sostieni i nostri cuori, vivifica ogni persona che è all'interno di questo corpo, ogni persona che si identifica con questa chiesa, che non sia solo un visitatore, che possiamo andare oltre i culti, oltre la riunione, oltre il nostro stare bene, oltre ciò che è lode, che è adorazione, motivati per poter, Signore, scombussolare questa città e non solo, mediante la potenza del nome di Gesù, mediante la fede che noi abbiamo su questa parola potente, rivelatrice, che salva, che guarisce, che sazia, che dà conforto, che dà amore, che libera. Noi crediamo pienamente su quello che è la tua parola, Signore. Riveste il tuo spirito e fai che ogni tuo figlio, ogni tua figlia, se qualcuno per caso traballa o ha traballato, possa essere piantato su questa parola, Signore. Oh Signore, questa sera ci sono i frutti, oh Signore, in mezzo a noi, di anni vissuti con te, oh Signore. Non siamo qui solo per dire quello che tu farai, ma siamo qui per dire: fratello, sorella, guarda indietro e guarda quello che Dio ha fatto mediante la tua fede e la mia fede. E se Dio ha fatto questo mediante la nostra fede, Lui continuerà a fare ancora di più, di più, di più, di più, di più, di più. Grazie Signore, perché questa fede è preziosa. La salvezza della nostra vita è la cosa più importante, il miracolo più grande che noi potessimo sperimentare. Noè fu salvato, lui e la sua famiglia, e noi abbiamo sperimentato questa salvezza. E vorrei che questa sera tu benedicessi solo Dio, solo per la salvezza che è entrato nella tua casa. E se tu ancora non hai sperimentato questa salvezza, se tu ancora non hai fatto un'esperienza con Dio, se tu non hai questa certezza di fede nel tuo cuore, questa sera è un momento favorevole, propizio, in cui Dio questa sera vuole incontrare il tuo cuore e la tua vita.
se c'è questo bisogno in te, se c'è questo desiderio di uscire da una condizione di peccato, questa sera tu puoi correre verso il Figlio di Dio e non avrai condanna, ma salvezza ti sarà donata. E tu questa sera, mediante la fede, puoi dire: Signore, io credo, Padre, che Cristo è morto sulla croce per me, non solo, ma è risorto il terzo giorno per dare vita a me. Se tu sei assedato e affamato di Dio, lui questa sera ti sfamerà, questa sera ti verrà incontro in un modo miracoloso, divino. Lui incontrerà il tuo cuore e la tua vita, come questa mattina a Massa ha incontrato alcuni per la prima volta che non hanno fatto un'esperienza, pur frequentando la chiesa da molto tempo. Questa mattina Dio ha riversato il suo spirito, ha battezzato col suo Santo Spirito, perché Lui è un Dio che si fa sentire, Egli è un Dio che si manifesta, Egli è un Dio che tocca, che sana, sazia. Questa sera tu puoi vibrare sotto la potenza di Dio mentre il gruppo musicale canta questo cantico. Se tu hai questo bisogno, puoi venire avanti. Ma questa sera ognuno di noi vuole consacrare la nostra vita a Dio. Voglio guardare il passato non perché ce lo vogliamo scrollare dalle nostre spalle. Non sto parlando di un passato di peccato, non sto parlando di un passato quando noi eravamo peccatori. Sto parlando di un passato glorioso, un passato vissuto giorno dopo giorno, mese dopo mese, nella piena dipendenza di Dio. Questa sera possiamo dire, senza essere smentiti, che la cosa di cui o della quale ci siamo preoccupati è stato, in questi 16 anni, non fare scelte sbagliate. E oggi possiamo dire che, per la grazia di Dio, non abbiamo fatto scelte sbagliate. Tutte le scelte importanti che abbiamo fatto, le abbiamo fatte perché Dio ci ha parlato, perché abbiamo avuto un'ispirazione, perché Dio ha parlato al nostro cuore. Vivifica questa sera, vivifica quello spirito originale. Vivifica, oh Signore, quello spirito potente. Quando correvamo per queste strade, non solo, quando ci portavamo 100 sedie sulle spalle o col furgone e ci mettevamo davanti a questi palazzi dove c'era un ragazzo che era arresto domiciliare e proiettavamo i film, come non possiamo dimenticarci momenti meravigliosi di fede. Viale Moncada, anni abbiamo montato la tenda, che avevamo rifondato quasi un'altra chiesa lì. Come possiamo dimenticare quello che abbiamo fatto con te? Signore, non siamo alle prime armi, ma da anni alcuni di noi camminiamo con te pari passo. Per questo, Signore, non siamo andati a destra e a sinistra, ma che eravamo preoccupati di compiere, adempiere il mandato che tu hai dato ognuno di noi. Alleluia. L'esperienza è cresciuta, la fede è cresciuta nella nostra vita. Egli ha detto che quest'anno sarebbe stato l'anno della svolta. Siamo in questa svolta e la fede è necessaria, la fede che Lui ci ha dato e ha donato a ognuno di noi, in modo che ognuno agisca per questa misura di fede che ha ricevuto. Amen. Alleluia. Lo so che tu sei qui. Se non hai certezza della tua vita che sia salvata, non uscire da questo luogo senza questa certezza. Ti muovi tra il tuo, corri verso il Figlio di Dio con le mani forate. Egli è il Salvatore, Egli è il Redentore.
Solo Lui può rimettere i peccati, solo Lui può sanare la tua vita, solo Lui può ristabilire il tuo cuore, la tua esistenza, mediante la potenza della Sua parola, mediante la potenza che scaturisce dalla croce, dalla Sua obbedienza. La resurrezione di Gesù ti è donata questa sera. Shantara kita la masaka la masciore karakele. Erra la mascinta la kita la masita la masciore kele. So che tu sei qui. Io so che tu sei qui.